Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Zombicide Marvel Zombie X-Men Resistance, che è un gioco standalone con gli eroi della Marvel. In questo caso, ovviamente, questa volta non parliamo, come nel caso di qua, dei Vendicatori, ma parliamo dell'X-Men, ed è un'alternativa ed un'aggiunta standalone al variopinto mondo di Zombicide che comprende già ambientazioni western ai tempi nostri, futuristiche, medievali, e questa volta se lo porta in casa anche casa Marvel. Oggi vi presento X-Men Resistance, questo l'ho già presentato sul canale. Perché li ho messi insieme? Perché questo si gioca da solo, non ha bisogno, non è un'espansione, è un prodotto standalone, lo comprate e non pensate a questo, ma qua dentro c'è la modalità per giocare con alla rovescia, non supereroi contro zombie, ma zombie contro supereroi. Però, se volete giocare questo prodotto in questa modalità, le regole sono dentro quest'altro. Quindi ci tenevo a fare questa chiarezza all'inizio del video. Ne parliamo a breve dopo la sigla. Zombicide, Marvel Zombies, X-Men Resistance è un gioco cooperativo da 1 a 4 giocatori dell'ACMON e portato in Italia da Asmodee Italia, che io ancora una volta e come sempre ringrazio immensamente di cuore per questa copia e recensione fornita. Le regole, bene o male, sono le stesse di Zombicide e, se avete visto il mio video precedente dedicato a Marvel Zombies, sono praticamente le stesse. C'è qualche differenza? Infatti il manuale nel regolamento ci fa vedere chiaramente all'inizio con una nota con scritto: di solito nei giochi di Zombicide i veterani di Zombicide possono anche saltare il regolamento, tanto è lo stesso, cambia solo l'ambientazione. Qui no, c'è scritto leggetevelo tutto perché ci sono delle regole molto particolari. Ora, il regolamento di Zombicide è lo stesso al 99%, ci sono un paio di regoline in più che necessitano d'attenzione di una prima lettura, però veramente sono due regole. Tutte le altre, vi assicuro, sono quelle normalissime di Zombicide. Si vanno a prendere le missioni, si compone la mappa di gioco e la mappa di gioco è divisa fra zone interne, zone, le case, le abitazioni e quant'altro, zone esterne, le strade, i veicoli e così via, e questa volta, mi sembra per la prima volta perché non mi era mai capitato, abbiamo anche edifici a più piani. Perché la scuola di Xavier, quindi la scuola dove vengono portati gli X-Men, i ragazzini con dei poteri speciali, è organizzata su due o tre piani. Quindi quando giocherete dentro la scuola dovrete mettere i vari piani accanto e quando vi dovrete andare a muovere da un piano all'altro o userete le scale per salire o userete l'ascensore che vi porta direttamente al piano desiderato. Quindi è la prima volta che c'è uno Zombicide effettivamente organizzato su più livelli, che è anche carina come idea, interessante, ci sta. Abbiamo diversi eroi, che qui ovviamente per esigenze di copione si sono alleati. Abbiamo Magneto, abbiamo Wolverine, abbiamo Rogue dalla parte degli eroi. E poi abbiamo dei villain, come ad esempio Ciclope, Psylocke e Juggernaut. Quindi abbiamo anche dei cattivi in versione zombificata, dei villain, che poi cattivi non sono comunque, in versione zombificata, che se avete l'altro regolamento di Marvel Zombie che vi ho detto all'inizio del video, potete giocare come eroi, cioè quindi voi sarete gli zombie e dovrete andare contro i vivi, che è anche bellino perché è un cambio di prospettiva. Come in tutti gli altri Zombicide, abbiamo dei sopravvissuti da salvare che quando li salveremo ci terremo la loro scheda da parte perché quel sopravvissuto sarà accanto a noi e magari ci darà un bonus. Regola un pochino più particolare che ha questo gioco è il livello di potenza, perché guardando le schede dei personaggi abbiamo il livello, cioè l'esperienza, le varie barre blu, giallo, arancione, classico di Zombicide. E poi abbiamo i punti esperienza e abbiamo la potenza, perché la potenza che va da 1 a 4 è una delle tre azioni che si possono fare. Si guadagna un punto di potenza ogni volta che inizia il turno successivo, oppure se ne possono guadagnare due punti per ogni azione spesa. Questi punti potenza si possono usare per attivare abilità particolari o anche semplicemente per scaricarli tutti e tirare dadi in più, perché siete supereroi. Quindi se l'attacco di Wolverine vi fa tirare ad esempio 2 o 3 dadi, spendendo quei 3 di potenza che avete accumulato, inserite 3 dadi in più e ne andate a tirare 6. È normale che un supereroe debba distruggere. Questa differenza di uno Zombicide normale, vi ricordate, se c'è il Bruto, vi faccio un esempio negli altri Zombicide, quello gigantesco più di tutti, che per abbatterlo ci vogliono 3 ferite, su Zombicide normale se non avete un'arma che fa 3 ferite non lo potete uccidere. Qui no, è differente, qui contano le ferite
Che fate? Quindi se fate tre attacchi che vanno a segno e fanno tre ferite, avete fatto tre danni. Quindi i villain, quando li andate a combattere, se hanno vita 5, li dovete fare 5 danni, ma tutti nello stesso turno. Non con lo stesso personaggio, tutti nello stesso turno. Perché sennò a fine turno praticamente la vita non si tiene il conto delle ferite fatte, ma la vita torna al massimo livello. E quindi comunque non c'è un vero e proprio 4 danni, 5 danni, 6 danni come nel normale Zombicide, fucile a pompa, molotov e cose del genere, ma qui contano i danni che entrano. Quindi anche una creatura con 3 ferite, gli fate 3 danni da uno, è assolutamente abbattuta, che è una meccanica molto particolare. E in più abbiamo i talenti che possono essere acquistati con un'azione e sono casuali. Ogni personaggio ha due slot talenti che gli danno ovviamente della possanza, ma a differenza della carta del sopravvissuto, che non si scarta mai, rimane passiva, il talento una volta che viene usato viene scartato. Però turno dopo potete rispendere una delle vostre azioni per riprendere un talento casuale che in quel turno vi dà dei bonus. Potenza più talenti, come potete immaginarvi, ovviamente vi danno la possanza, perché se no sareste un personaggio normale. Invece in questo caso comunque siete un supereroe. Come potete vedere ora a schermo, le miniature sono di altissima qualità. Ci sono la bellezza di tipo 86 miniature dentro la scatola. E i prodotti Kmon a questo ci hanno ormai abituati e cullati. Perché comunque sono prodotti che sì, è vero, a volte ho sentito discorsi: ok, Marvel, quanto ti pare, zombie, Zombicide, compro una scatola, mi costa 100, 110, 120 euro. Però dentro ci avete 90 miniature di altissima qualità. Tra l'altro riutilizzabili in tutti quanti i giochi, perché comunque si possono mettere insieme, non è un problema mettere magari zombie western in un'ambientazione normale, quindi sono anche molto intercambiabili come giochi e la qualità è sempre altissima. Sono miniature anche abbastanza grandi che faranno la felicità anche di chi le volesse dipingere, quindi il prodotto è sempre all'altezza e se poi ci contate soltanto le miniature che ci sono dentro, un euro a miniatura per me onestamente è un prezzo onestissimo. In conclusione, Marvel Zombies X-Men Resistance è un'evoluzione. Come sempre, quando fanno un prodotto di Zombicide c'ha qualcosa in più. Quello western c'ha la dinamite, c'ha il treno, c'ha i banditi, c'ha altre cose. Quindi ogni prodotto a sé stante ha delle regole in più, ovviamente, che si devono adattare con l'ambientazione che si va a toccare. È bellino, è veloce, è immediato, è appesantito? No, per niente, è snellito da morire, è Zombicide. Quindi ragazzi, sapute queste due cose, talenti, sopravvissuti e potenza, è lo stesso Zombicide di sempre, e le ferite che vi ho detto prima. Quindi un prodotto che consiglio a tutti i fan di Zombicide, ma a tutti i fan della Marvel e soprattutto da chi vuole passare una serata con un bel gioco in cooperativa, si fa una partita tutti insieme, non tutti contro tutti in PvP. Un'oretta, un'oretta e mezza al massimo, finita la partita, divertiti sicuramente. E poi a chi gli piace roba della Marvel avrà ovviamente un voto in più. Io ancora una volta ringrazio Asmodee Italia per il prodotto fornito. Se lo volete ordinare, come sempre, in sovrimpressione e in descrizione, primo link che trovate in descrizione a tutti i video, dalla Gioco Libreria Semola, il nostro negozio sponsor. Se andate sul sito e il prodotto è esaurito o proprio non è in catalogo, mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Gioco Libreria Semola vi troverà il gioco, se è reperibile, comunque non è un gioco uscito 15 anni fa, e ve lo venderà al minor prezzo possibile e usate il codice discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori a 79 euro corriere gratuito in 48 ore in 2 giorni in tutta Europa. Se lo trovate, se andate sul sito e questo prodotto non c'è o bollino rosso esaurito, ordinatelo comunque mandando una mail al supporto perché vi ordina anche roba fuori dal catalogo. Quindi il servizio di Gioco Libreria Semola al solito è perfetto. Ancora grazie ad Asmodee Italia e ragazzi, il prodotto è validissimo. Ciao, alla prossima! Dai, Morrigan! Morrigan, io devo... Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!